Ci siamo, cari amici, appuntamento con Dolce Fandiente sulle frequenze di Radio Nuova. Lorena e Nazareno vi salutano e siccome piove, state con noi. Buongiorno, tanto oggi non potete andare in giro, siamo tutti qua insieme, abbiamo qua i nostri microfoni, un ospite, Maurizio Faila o Faila, non lo so. Faila. Io con gli accenti così sono sempre un po' improvvisata. Nulla, oggi parliamo di cinema, Nazareno. Oh, finalmente. Vedi, parliamo di cinema, non ne abbiamo mai parlato. Abbiamo qui un esperto che ha scritto un libro qualche anno fa che ha avuto anche un buon successo, mi dicevi. Sul cinema, se ce lo vuoi un attimo introdurre, poi ti presenti tu con tutti i crismi, caro Maurizio. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Io sono Maurizio Failla e sono un appassionato di cinema, ho fatto sia il regista, ho fatto diverse cose sia come critico e adesso sono qui per presentarvi un po' questo libro, un po' la mia attività e a parlare un po' di cinema con voi, insomma. Sì, hai un sacco di cose interessanti di cui raccontarci. Innanzitutto ci interessa proprio scoprire Maurizio da un punto di vista artistico. Io l'ho conosciuto durante la mostra di Arché che si è tenuta qui a Macerata a novembre, dove abbiamo partecipato insieme, e qui ad Arché esponevi delle foto, perciò bellissima esperienza tra l'altro quella di Arché. Sì, una gabbia di matti. Aveva chiamato Xavier, ho detto sì, vengo senz'altro. E praticamente no, io in genere non faccio foto come facevo quella volta, in genere utilizzo la telecamera, faccio video. Però sempre di immagini si tratta, no? Sì, alla sì, fine. Sì, che poi è molto simile alla fine come attività. E una 10-15 anni fa, tipo una decina di anni fa, mi è venuta questa passione. All'improvviso poi ho cominciato a vedere film. E ero già appassionato di film, però poi ho preso una telecamera in mano e è difficile poi staccarsene dalla telecamera quando ti appassiona, perché... Come tutte le passioni, no? Sì, vedere film e prendere la telecamera sono le due cose, una di seguito all'altra, insomma. Prima si inizia a vedere film e poi si prende la telecamera. Prima si inizia a vedere film. Chi fa il contrario penso che è controproducente. E poi... Un po' come chi scrive, no? Prima dovrebbe leggere e poi iniziare a scrivere. Sì, sennò... sì, penso che sia... Beh, ma non sempre le scalette vengono rispettate. Magari uno comincia a scrivere e poi dopo si accorge che è importante anche leggere. Sì, anche. Comunque, tu questa telecamera che ci hai fatto, Maurizio? Allora, una decina di anni fa ho iniziato così per gioco tra amici. Si inizia sempre tra amici e abbiamo fatto... A tutt'oggi una trentina di corti, un film e un documentario, e poi abbiamo cominciato a mandarli in giro per festival, così. Poi il vero ostacolo di questa attività, che non è un'attività, è una passione, diciamo, è che in Italia la fanno tanti, quindi trovare degli spazi, trovare delle motivazioni per andare avanti è difficile, secondo me. Quindi alla fine ci vogliono dei risultati che gratificano un po' il tuo lavoro per quello che fai. Economicamente, dici anche? Ma anche oltre che economicamente, come visibilità, come premi in Italia, il fatto che se ne parli, che il tuo nome circoli, almeno a Roma, a Milano, sugli ambienti dove si fa questa attività, insomma. Diciamo che è bello farla non soltanto a livello amatoriale, questo ci vuoi dire? Ossia, anche appassionarsi e riuscire in qualche maniera a ritagliarsi un piccolo spazio, inizia, un pubblico. Sì, si inizia così, comunque tra amici, in genere fanno tutti così, poi dopo pian piano la cosa cresce di livello, insomma. Beh, diciamo che cresce di livello quando alla base c'è come minimo un talento, no? Evidentemente. Speriamo. Tu sei riuscito ad ottenere anche dei premi, perciò è indiscutibile che il tuo mettere mano alla telecamera sia dovuto anche a un talento. Sì, beh, io quando ho iniziato tipo una decina di anni fa leggevo molto e mi appassionavo al fatto che c'erano molti spazi rispetto adesso per i giovani registi. Per esempio, una delle ragioni per cui ho iniziato è stato il Bellaria Film Festival, che è uno dei festival maggiori,
e praticamente dove c'era un direttore artistico che si chiamava, che si chiama Enrico Ghezzi, che praticamente dava. Famoso anche per le sue produzioni Rai, Sì, questo, è lo stesso. eh? E praticamente lui dava delle opportunità ai giovani, tipo chi andava al suo concorso, che stava in gara, poi passava il Rai. Cioè, vedevo che anche chi vinceva il suo festival comunque girava videoclip. Girava diverse cose, il nome andava in giro in tutta Italia, quindi Bellaria era 10 anni fa, era una bella palestra per giovani registi che poi si è persa un po'. Se uno pensa che tutto il cinema italiano che c'è adesso è uscito da Bellaria, tutto il miglior cinema, e adesso questo festival esiste ma non esiste quasi più, è un peccato, insomma, se uno pensa a. Perché il comune non c'ha più soldi, perché... No, il comune lo fa e c'è ancora soldi, però è che si è un po' spenta da quando 3-4 direttori ha cambiato un po' la direzione del festival, e alla fine beh, è passato più a documentario, più a delle cose che fondamentalmente il documentario è più facile forse da realizzare rispetto a film, a cortometraggio, però è un'altra cosa che forse andava preservata a suo tempo. E quindi se uno pensa che Sorrentino vinse il suo primo film, il suo primo premio, il premio Casarossa con L'uomo in più a Bellaria e è arrivato all'Oscar, oppure Garrone vinse pure lui il premio Casarossa a Bellaria, hanno iniziato da lì. Perciò tu ci stai dicendo che questi festival non sono solamente delle occasioni mondane, no? Come noi comuni mortali potremmo pensare, ma bensì realmente un punto di partenza e di transito di quello che poi diventerà il materiale più importante a livello cinematografico. Sì, ma indubbiamente. Anzi, penso che questi festival siano veramente poco mondani. Cioè, siano occasioni per vedere ore e ore di materiali che vengono da tutta Italia, qualcuno da tutto il mondo, e confrontarsi con gli altri autori. Cioè, sono momenti, secondo me, di crescita che non sempre vengono purtroppo spesi bene, perché vedo che tante volte i festival diventano delle occasioni per promuovere gli amici, così. Invece Ghezzi lo faceva disinteressato, promuovendo, per esempio, Cipriano Maresco, che facevano Cinico TV su Rai 3, sono nati da Bellaria, tramite Ghezzi arrivati a Rai 3, e un altro, per esempio, Antonio Rezza, che vinse due premi a Bellaria e diventò regista grazie al Bellaria Film Festival. E uno Certo. sconosciutissimo del cinema italiano, che secondo me è un genio, forse il più bravo, Michelangelo Frammartino, vinse con Il Dono il premio principale al Bellaria Film Festival, parlo 10-15 anni fa, e praticamente adesso lui viene riconosciuto al MoMA di New York come uno dei migliori registi in assoluto. E senti una cosa, questo libro che tu hai pubblicato qualche anno fa, com'è nato? C'è alla base una voglia di far avvicinare il pubblico al cinema in maniera molto leggera? Perché spiegami un po' come è fatto questo libro. Non è un comune libro sul cinema, è una sorta di dizionario, ma molto scherzoso. Beh, sì, cioè, nel senso, si chiama La storia del cinema per chi ha fretta. Per E chi ha fretta? per chi ha fretta, Tutti sì. allora, abbiamo fretta tutti. Sì, l'ho scritto praticamente, cioè, oltre all'attività appunto da regista, faccio anche quella critico cinematografico, e spesso ne parliamo dei vari film con gli amici su Facebook. E quindi da qui mi è venuta l'idea di recensire film in una riga, che è proprio l'esatto contrario del critico, quello che Che è fa. Che, sempre un po' prolisso e ecco, pomposo. che fa. E quindi abbiamo scritto questo libro, io e altri 60, io l'ho inventato, io ho detto a tutti: dai, scriviamo, scriviamo. E abbiamo aperto un gruppo su Facebook e l'abbiamo fatto. E praticamente all'inizio si erano iscritte 2000 persone, poi in 60 invece abbiamo scritto questo dizionario 2 anni fa, e poi andò abbastanza bene, cioè la Falzo Piano ce lo pubblicò, e
era il libro più venduto di un giovane scrittore di cinema all'epoca. Ogni tanto ancora qualcuno che pubblica libri mi chiede come si fa a scrivere un libro, dato che ha scritto un libro così che ci ha avuto tanto successo in Italia. E in effetti su internet così vendeva tantissimo, tipo su Amazon. Adesso ultimamente ho visto che stanno vendendo pure all'estero. Guarda, io direi di leggere qualcosa tratto da questo libro, così chi ci ascolta si fa un po' un'idea, no, del tenore altissimo del tenore scherzoso che si trova all'interno di queste pagine, e magari è invogliato, no, andarlo a recuperare. Leggiamo un piccolo pezzo, un piccolo che stranamente è forse una parte delle più lunghe di quelle che potete trovare all'interno di queste pagine, che riguarda il curioso caso di Benjamin Button, un film di David Fincher interpretato da Brad Pitt, no? Se non ricordo male. Tanto per cominciare, si dovrebbe iniziare morendo. E così il trauma è bello che superato. Quindi ti svegli in un letto di ospedale e apprezzi il fatto che vai migliorando giorno dopo giorno. Poi ti dimettono perché stai bene e la prima cosa che fai è andare in posta a ritirare la tua pensione e te la godi al meglio. Col passare del tempo le tue forze aumentano, il tuo fisico migliora, le rughe scompaiono. Poi inizi a lavorare, il primo giorno ti regalano un orologio d'oro. Lavori 40 anni finché non sei così giovane da sfruttare adeguatamente il ritiro dalla vita lavorativa. Quindi vai di festino in festino, bevi, giochi, fai sesso e ti prepari per iniziare a studiare. Poi inizi la scuola, giochi con gli amici senza alcun tipo di obblighi e responsabilità finché non sei bebè. Quando sei sufficientemente piccolo, ti infili in un posto che ormai dovresti conoscere molto bene. Gli ultimi 9 mesi te li passi flottando tranquillo. Oh, mi sono persa la pagina, sto leggendo dal computer. Questo non c'è scritto, aiuto! Sul libro. Non so che sul libro. Gli ultimi 9 mesi te li passi flottando tranquillo e sereno in un posto riscaldato, con room service e tanto affetto, senza che nessuno ti rompa le scatole, e alla fine abbandoni questo mondo in un orgasmo. La vita all'incontrario non sarebbe male, no? Io però pensavo che non abbandonassi più questo mondo, invece no. Praticamente appunto nel film, no, si raccontava di questo uomo che viveva al contrario, no? Nasce vecchio e muore giovane. Muove feto, che forse, ma, che forse sarebbe giovane, meglio, è la peggiore cosa perché sei nel pieno della e però vabbè, comunque però le esperienze le ha vissute comunque perché ha cominciato da vecchio e ha fatto tutte le esperienze. Io direi fare un film di un mondo in cui si vive in eterno, vediamo un po' cosa verrebbe fuori. Oh mio Dio, sì. C'è Highlander. Anche Highlander. Highlander. Giusto? Guarda, passiamo al primo pezzo, che siamo ormai abbastanza in là con il nostro tempo. Il primo brano che ci ha portato Maurizio è un brano tratto da Pulp Fiction, giusto? Sì, sì. E poi magari se ci vuoi dire qualcosa riguardo anche a Quentin Tarantino. Adesso lo sentiamo, poi saremo tutti orecchie. Pulp Fiction. Non ci fa niente, Morena, vogliamo parlare di cinema ancora? Ma certo che parliamo di cinema ancora, e prima di ridare la parola al nostro Maurizio, stavamo qui sfogliando il nostro libro telematico dal PDF, e ancora per rimarcare un po' il tenore di questo libro, c'è questa serie di freddure, chiamiamole così, no? Che fanno riferimento a pioggia pure, ste freddure. A uno spot che tutti quanti conosciamo benissimo, quello che diceva la mia banca è differente, ad esempio ripresa in La mia anca è differente, riferito al film del Dottor House, oppure La mia franca è differente, riferito al film Tutto Dario Fo. Poi La mia branda è differente, riferita al film Full Metal Jacket. E altre carine che ho visto qua e là,
questo commento all'esorcista, tranquilli, dovrebbe essere il ciclo. Oppure lezioni di pianto, che ricorda molto lezioni di piano, ma riferito a Love Story, e per un pugno di collari, che parla di la carica dei 101. Insomma, capite che ci stiamo muovendo su questo territorio, così, un pochino con Maurizio. Sì, ma ci siamo divertiti molto, diciamo. Beh sì, ma è anche un bello sforzo intellettivo, secondo me, Sì, sì, soprattutto quante 200 e passa pagine, sono 2000 e oltre 2000 film recensiti così. Quindi molto interessante e molto divertente, soprattutto. Ho letto delle cose veramente spassose. Chiaramente ci diceva Maurizio a microfoni spenti che ci sono dei riferimenti un po' per appassionati, no? Sì. Però... Che vuol dire, Maurizio, questo? Cioè, nel senso che l'abbiamo scritto... Io e altri critici che siamo abbastanza cinefili, puntigliosi, quindi alla fine qualche riferimento magari a tutti non arriva oppure sfugge. Bisognerebbe comunque tenerlo lì sopra il videoregistratore e andarsi a vedere il film perché è stato recensito in quel modo, uno se lo riguarda. Dovrebbe essere il contrario di un dizionario del cinema dove uno legge la recensione dopo aver visto il film per capire il significato, invece questo è una frase che va capita vedendo il film dopo, penso, se non l'ha visto. Qual è il tuo regista di culto? Quello che più ti ispira e ti influenza in quello che fai? Beh, ce ne stanno parecchi, no? Come qual è il tuo film preferito, ce ne stanno parecchi e come registi ce ne stanno parecchi. Diciamo che... Tarantino, ho messo un pezzo prima, è uno di quelli che mi appassiona più di tutti. Kubrick pure mi appassiona molto. E poi, nomi di culto, stiamo parlando di questi. Non è che dipongo da mio favore, perché Kubrick ormai è diventato qualsiasi, anche non appassionato, piace Kubrick. Kubrick senti, ormai piace a tutti. Io guardo il cinema, ma non lo seguo in maniera... Non si appassiona. Ma, cioè, mi piace, ma non so lì che mi metto a fare né la critica, né... Così, mi guardo un bel film e finisce lì. Cos'ha Tarantino e Kubrick che rappresentano veramente questo modello un po' per tutti? Perché Tarantino e Kubrick... Cosa c'hanno di particolare? Detto da un critico, finalmente lo capirò. non è detto che siano forzatamente loro due. Però sono molto ricorrenti. Sono molto ricorrenti perché fondamentalmente... tra l'altro sono molto diversi tra loro. Sì, sì, assolutamente. Tarantino, per esempio, fa lo stesso film ripetuto mille volte, cambiando genere. Kubrick invece fa ogni film un genere diverso e riesce ad ottenere la stessa emozione da film a film cambiando completamente genere, quindi penso che alla fine Tarantino sia facile da vedere come stile, perché il suo stile è quello, è Tarantino. Kubrick invece penso che sia proprio da appassionati... Proprio da singola sequenza, no? Penso che Kubrick sia uno dei più studiati per questo, perché non rifà lo stesso film e capire lo stile di un regista che non rifà lo stesso film, tenendosi così generi diversi, sia difficilissimo. Quindi va studiato, dico, al fotogramma, però sequenza per sequenza, no? Ci ha dato il miglior film di fantascienza, se penso 2001 di Stanno nello spazio, è Kubrick, però pensi al miglior film di guerra Full Metal Jacket, oppure il miglior film ce ne ha dati tanti, Arancia Meccanica, Shining, no? Quando pensi all'horror, Shining comunque... Full Metal Jacket era di Kubrick? Full Metal Jacket era di Kubrick. Vedi la mia ignoranza, io quel film l'ho visto diverse volte ma mi sfuggiva che fosse di Kubrick. Ne ha fatti due di guerra, tra l'altro, ha fatto... cioè, Full Metal Jacket ne aveva fatto un altro negli anni 50... Poi aveva fatto anche Spartacus, che in un certo senso era quasi un film di guerra, insomma, un film più in costume. Credo che in Full Metal Jacket ci sia una delle figure più odiose nel panorama cinematografico, il... cos'era? Un tenente? Un tenente, sì. Palla di lardo!
che inveiva contro quel povero soldato un po' imbranato. Insomma, comunque, Marines. I Marines erano? No, sì. Sì, era un Marine. Sì, era sì. Un Marine. Probabilmente sì. Lo vedi in tanti film, no? Che hanno la stessa caratterizzazione dei Marines. C'è, cioè, per esempio, Ufficiale Gentiluomo. Che il Marines viene, cioè che l'ufficiale viene caratterizzato allo stesso modo, quindi alla fine penso che sia proprio la scuola dei Marines impone quel tipo di disciplina. Penso che sia molto vero come personaggio, al di là della caratterizzazione estrema. Però Kubrick è uno che è puntiglioso in tutto, in qualsiasi frase mette, in qualsiasi musica mette, in qualsiasi... È uno dei primi, tra l'altro è molto sperimentatore, no? Kubrick mette per primo la luce naturale in un film quando non la mette nessuno, mettono tutti i fari, no? Berlino è girato tutto con luce naturale, Shining è girato il primo film con la Steadicam che non l'aveva utilizzata nessuno. È un regista molto all'avanguardia e comunque, per esempio, Kubrick secondo me è molto freddo rispetto a un Tarantino che invece è un regista molto caldo e partecipe con gli attori, con l'atmosfera del film. Sono molto diversi, insomma. Comunque sì, appassionato. Il tuo libro con che criterio l'hai fatto? Il libro con che criterio l'ha fatto? Praticamente è nato così per gioco. Su Facebook e... Ma i film che sono stati inseriti, cioè li hai... abbiamo preso un modello di riferimento che è il Merighetti, perciò avete cercato di recensire o gli di... stessi film che stavano sul Merighetti, che è il dizionario dei film principale. Quello che serio, c'è in Italia, diciamo. No? Esce ogni 2 anni, tra l'altro la copertina del libro è identica a quella di Merighetti. No, e praticamente, tra l'altro, anche uno che ha collaborato con noi per scrivere il libro, Carlo Mazzarella, collabora anche al Merighetti quello vero. E ecco, bene. Quindi questo significa, cioè, c'è proprio all'inizio la dedica a Paolo Merighetti, proprio dedicato a lui, insomma. Diciamo, tra parentesi, che con questo libro, scherzando, si fa molto sul serio, come accade spesso, ossia... da giochi di parole, riferimenti così anche azzardati, uno può anche in questa maniera, no, riuscire ad ampliare le proprie conoscenze, perché poi magari va a guardarsi quel riferimento, certo, specifico. Cioè, spesso arricchirsi lo si può fare in maniera divertente. Certo, certo, ma a me mi hanno proposto anche di scriverne altri, anche più seri. Tantissimi mi hanno scritto... scrivi un libro serio, dici, finalmente, ma dopo che scrivi un primo libro non c'hai più voglia di scriverne altri. Basta. Come esperienza basta. Si come è esperienza... consumata ed esaurita, dunque? Sì, come esperienza è bella, però quando perdi un anno quasi tra editore, compilarlo, recensirlo, tutto quanto... Io invidio gli scrittori che lo fanno. Vabbè, cioè, hanno molta pazienza. Loro lo fanno per mestiere. Io l'ho fatto così una volta, può andare, però la seconda penso che non ci sarà. Ho chiuso l'applicazione, abbi pazienza. Niente, io sono un disastro con queste dita. Questi computer. Io sono abituata ai foglietti di carta, Nazareno, le cose multimediali ancora allora le gestisco poco, sono abbastanza primitiva. Sei indietro con la corsa della civiltà. Ma no, diciamo che a casa me la cavo bene, ma qui in studio, ecco, mi sono sempre arrangiata con le cose cartacee e un attimo poca dimestichezza con gli schermi. Quindi questo è un primo esperimento, cari sì, ascoltatori. Sì, sì, sì. Eh? Anche perché ho un computer funzionante, un portatile funzionante, che finalmente. Allora, andiamo un po' con il secondo brano, intanto, qua che il tempo scorre. Paolo Angeletti ci mette in onda il secondo brano, che è? Beethoven, tratto da Arancia Meccanica, vero? Ok, poi ne parliamo. Ok.